questa cover. In questa cover ci sono io che riascolto di base i provini del disco. Quindi queste cuffiette e il cellulare che ho in mano sono io che sto riascoltando il disco, sono io che abbraccio, diciamo, c'ho un piccolo studio a casa sopra, no? Dove nelle mensole c'ho tipo tutte le mie statuine anime, ci sono i Digimon, c'è One Piece, c'è Dragon Ball e ci sta pure Gundam, no? Quindi io in realtà ho scelto Gundam per questa cover perché era, diciamo, quello che era forse la prima statuina mia che ho messo in questa stanza. E le carpe invece che ci sono sotto nella specie di piscinetta sotto il letto, io sono molto legato a tutto il mondo anime manga giapponese, no? E diciamo che la carpa è un po' il pesce per eccellenza che rappresenta tutto quel mondo orientale. Infatti io ero impazzito che avevo visto questo video di questa bambina tipo asiatica surfare una carpa gigante in un fiume, no? E quindi io subito volevo mettere qualche carpa nella mia cover, perché no? E niente ragazzi, poi in realtà questi tatuaggi mi tatuano delle frasi del disco, infatti il titolo è tatuato sulla gamba nelle lette degli altri, e questo è, diciamo, il letto, come vi ho detto prima, è un po' il cuore del disco, quindi la cosa più visibile in questa cover è, diciamo, questo letto.